Allora, oggi è cambiato il tempo, un pochino più freddo, no? E, però grazie a Dio abbiamo la lode, possiamo ringraziare il Signore insieme, possiamo ascoltare la parola del Signore e riscaldare insieme gli spiriti. E vorrei pregare un attimo che il Signore possa nutrirci spiritualmente affinché siamo più forti e più caldi nello spirito per la sua gloria. Dunque vogliamo un attimo chinare le nostre teste e chiedere la benedizione del Signore sulla predicazione e sull'ascolto della parola di Dio. Signore, grazie di questo dono della tua parola che tu hai rivelato ai piccoli, e noi, Signore, siamo bisognosi e veniamo davanti a te con le mani vuote, aperte, chiedendoti: Padre, benedicici con la tua presenza, la tua parola, il tuo spirito, affinché, Signore, tu sii innalzato nelle nostre vite. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen. Questo non è il K2, sapete cos'è questo, no? Iceberg. Sì, bravo. Questo è un iceberg. E se noi fossimo sul mare, su una barca, e vedi un iceberg, noi vediamo la parte sopra dell'iceberg, noi non possiamo vedere quello che è sotto. Noi vediamo in realtà sempre il 10% di un iceberg, mentre il 90% rimane sotto le acque, invisibile. E chi di noi qui non ha mai sentito parlare, purtroppo, della nave transatlantica, la Titanic? No? Nel 1912 fece la sua prima traversata atlantica, questa nave che descrivevano come una nave che neanche Dio poteva affondare, proprio l'arroganza umana. Invece, nel suo primo viaggio transatlantico, colpì un iceberg, affondò e 1500 anime persero la loro vita. Sapete, il capitano vuole stabilire un record di velocità. Era poi il suo ultimo viaggio. E prese una rotta troppo a nord. E lui sapeva già dalle cartine che in quella zona era ricca di questi, di iceberg. Però fece questa scelta e purtroppo non fu una scelta molto saggia. Grazie a Dio, il Signore ci dà anche a noi una cartina per navigazione, di navigazione che è la sua parola, che ci aiuta a evitare disastri, conseguenze pericolose nel nostro cammino. L'altra settimana abbiamo ascoltato il primo dei due sermoni, che è intitolato Il tirarsi indietro, e abbiamo dato delle definizioni. Abbiamo capito che, ho imparato che tirarsi indietro significa quando il nostro cuore si allontana da Dio. Abbiamo dato un'altra definizione che è il perdere la nostra sete per Dio. Perdere il primo amore, il nostro primo amore, che è Gesù Cristo. E abbiamo visto che quando una persona si allontana da Dio, porta dolore e frustrazione nella chiesa locale e demolisce anche la testimonianza. Sapete, quando una persona si tira indietro è un processo lento, è come una ruota dell'automobile che si sgonfia piano piano, piano piano, piano piano, piano, e la mattina lo trovi piatta morta. E ci sono grandi pericoli quando una persona si allontana dalla casa di Dio. E tutti siamo in pericolo di questi giovani, grandi, giovani nella fede, grandi nella fede. Può succedere a chiunque. Ora, abbiamo parlato di sintomi. I sintomi, abbiamo visto l'altra settimana, possono essere allontanarsi dalla comunione fraterna, non voler vedere i fratelli,
non avere desiderio di stare nella casa di Dio, non avere desiderio di leggere la parola di Dio, e ce n'erano altri. Ma noi sappiamo che i sintomi non sono la malattia, i sintomi sono l'espressione di una malattia, come un iceberg. I sintomi sono la punta dell'iceberg, ma non è tutto l'iceberg, perché il problema è sotto. E quando noi vediamo un fratello, una sorella, una persona allontanarsi da Dio, stiamo vedendo i sintomi, non stiamo capendo le cause. E abbiamo letto questa mattina il capitolo 15 di Primo Samuele, e vi invito questa settimana forse a leggere tutto il libro di Samuele, che è ricchissimo. E il contesto della lettura di oggi, c'è il profeta Samuele. Il profeta Samuele prende il re Saul e gli dice: Saul, io ho un messaggio per te da parte di Dio, ma prima di tutto voglio ricordarti una cosa. Tu sei stato unto re di Israele. Dio ti ha dato un ruolo, Dio ti ha dato un onore, Dio ti ha dato delle responsabilità, hai un'autorità, e adesso con questa autorità devi fare una cosa: tu devi andare e sterminare il popolo di Amalek, devi sterminare tutto il popolo di Amalek, tutti nel popolo di Amalek, devi sterminare perfino le bestie di Amalek, devi sterminare il re di Amalek. Perché? Beh, perché c'era un giudizio di Dio su questo popolo, e questo giudizio di Dio non era solo per la loro estrema malvagità in quel tempo, ma c'era un conto da saldare, perché il popolo di Amalek era stato malvagio contro il popolo di Israele quando uscì da Israele, non l'aiutarono, anzi andarono contro. Lo potete leggere voi nella parola di Dio, ma c'era un giudizio di Dio che non era stato, diciamo, amministrato nei tempi di uomini, perché il giudizio di Dio venne ai tempi di Dio. Dunque Saul andò con il suo esercito e incominciò a fare quello che doveva fare, ma il problema è che Saul fu solo parzialmente ubbidiente, non fece completamente, esattamente quello che Dio gli aveva specificato da fare. Lui fu ubbidiente solo in parte, invece di sterminare tutto il popolo, sterminare tutto il bestiame, sterminare il re, lui e il suo esercito presero il migliore dei bestiami per loro e salvarono la vita del re. Forse lo volevano per un riscatto, non lo sappiamo, ma ovviamente disonorò Dio e non fu fedele al suo compito. E Samuele lo va a cercare, lo trova, dice: dov'è Samuele? Dov'è Saul? Ah, Saul sta a Carma, e Samuele gli dice: hai fatto quello che tu dovevi fare? Hai fatto il lavoro? E Saul dice: sì, sì, ho sterminato il popolo, ho sterminato il bestiame. Ma Samuele gli dice: ma chi è? Cos'è questo bellar di pecore che sento? Io sento questo suono, di questi suoni, di queste pecore, di questi animali. Che cos'è questo? E re Saul dice: questi sono animali presi dagli amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il migliore delle pecore e devo essere fatti dei sacrifici. Allora Samuele riprende Saul e gli dice nel versetto 22: l'ubbidienza è meglio del sacrificio, e ascoltare Dio è meglio del grasso dei montoni.
poiché la ribellione è come il seccato di divinazione e l'ostinatezza è come il culto agli idoli, e va avanti. Samuele riprese Saul fermamente e fortemente. E qui iniziò il declino del re Saul. Possiamo dire qui inizia veramente dalle stelle alle stalle, perché re Saul, da poveri, diciamo da un inizio povero nella sua vita, divenne re. Ma da qui vediamo un declino sempre progressivo, fino a che Saul commise delle cose terribili che scoprirete poi alla fine della sua vita, nel racconto della sua vita. Ma questa disubbidienza incompleta, o diciamo questa ubbidienza incompleta di Saul, era solo un sintomo, perché c'erano delle cause, e oggi vogliamo parlare delle cause. Oggi vogliamo vedere sette cause di allontanamento di una persona da Dio, perché delle persone possono perdere la loro sete di Dio, perché noi siamo in pericolo di entrare anche in questo. E vediamo alcuni esempi nella vita di Re Saul. E questi pericoli che sono segnalati su questa cartina di navigazione spirituale ci servono, Dio ce li dà perché ci dice attenti, perché questa è una zona pericolosa e vogliamo evitarla. Dunque, una delle prime cose che vediamo è che Saul era un uomo che si faceva condizionare dalle persone. Lui era un uomo, come si dice in inglese, people pleaser, era una persona che aveva bisogno dell'approvazione per fare quello che lui doveva fare. Cosa sono le persone? Le persone sono la società che troviamo intorno. Persone sono le persone che tu frequenti. Persone sono quelle che tu hai intime relazioni, con cui tu hai intime relazioni. E queste persone possono tirarti indietro, possono essere uno strumento, una causa per allontanarti dalla casa di Dio. C'è un uomo d'affari che si chiama Jim Rohn, e è un guru dello sviluppo personale del successo. Lui dice: tu sei influenzato dalle cinque persone che sono più vicine a te. Le cinque persone che ti circondano di più nella tua vita sono le persone che ti influenzano di più. Dunque dobbiamo stare molto attenti a chi veramente bazzichiamo, chi veramente sta intorno a noi. Ora, forse noi noi siamo influenzati dalle persone per tante cose, e forse andiamo a cercare queste persone perché abbiamo bisogno di approvazione, forse perché abbiamo bisogno di autostima, forse perché abbiamo bisogno di potere e abbiamo che le persone ci seguano. Forse perché abbiamo bisogno di essere amati. Forse abbiamo delle mete da arrivare, o forse perché ci sentiamo soli. E se tu prendi una persona che è stata istruita nella parola di Dio, che ha vissuto in un ambiente di chiesa, una famiglia cristiana, non dico una famiglia senza peccato, però in un ambiente dove bene o male c'è un'istruzione come vivere, tu prendi questa persona e lo inserisci in una società, oppure delle persone che non hanno questi valori, che hanno altri tipi di modo di vivere, puoi essere certo che quella persona verrà influenzata dalle persone. Prima o poi lui commetterà o lei commetterà qualche cosa che lo porterà alla disubbidienza. Ci sono delle eccezioni come Daniele, ma io non sono un Daniele,
un Giuseppe, sono delle eccezioni, però il principio è questo, che quando noi stiamo in compagnia di persone sbagliate, prima o poi influenzeranno la nostra vita e prima o poi ci porteranno a disobbedire Dio. In 1 Corinzi 15:33 dice: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Per esempio, fidanzamenti, matrimoni, legami in società, di lavoro, rapporti stretti con non credenti, persone che hanno un metodo di valore diverso da te, prima o poi ti condizioneranno e dovrai fare dei compromessi. All'inizio ti potrebbe sembrare che stai facendo qualche cosa di buono, ma poi piano piano le persone ti allontaneranno. Abbiamo letto l'altra settimana l'esempio di Salomone. Salomone si era legato in matrimonio, aveva concubine pagane che gli pervertirono il cuore, e nella sua vecchiaia cosa fece? Arrivò al punto di costruire templi a idoli, demoni. Questo uomo che era stato usato per costruire il tempio di Dio. La parola di Dio dice in Salmo 1: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. E notiamo che in questo versetto c'è una progressione. Una persona che cammina poi si ferma, e la parola di Dio dice: non rischiare di fermarti nel consiglio di Dio, non ti fermare, perché quando tu ti fermi ad ascoltare, piano piano ti siederai e piano piano incomincerai a ricevere consigli da loro, e piano piano questi consigli pervertiranno il tuo cuore e potrebbero essere una causa di allontanarti da Dio. E questo include non soltanto persone, diciamo, non credenti. Questo questo riguarda anche forse cristiani o persone che si rendono cristiani, che si sono allontanati da Dio. Persone che frequentavano la Chiesa, persone che si sono tirate indietro, possono essere una fonte di pericolo. Perché? Perché iniziano zizzani, incominciano a parlare male del pastore o delle persone, sono amari nel cuore, hanno amarezza, non hanno perdonato, e prima o poi contamineranno anche te. Se vede, io stavo parlando oggi con Jim, ho l'hobby di avere delle api, imparo tante cose delle api, e una delle cose che imparo dalle api è che una famiglia di api può essere infestata da un'altra famiglia malata, e tocca stare molto attenti, perché pur essendo della stessa, diciamo, gene, api, una famiglia malata può, se è tenuto troppo vicino, essere contaminata un'altra. E dunque noi dobbiamo stare attento con cui noi ci sediamo, chi bazzichiamo, cosa scriviamo, perché queste cose, queste persone possono allontanarti da Dio. E il diavolo lo sa questo, il diavolo sa che lui può influenzare delle persone per influenzarle, non come l'influenza che ha Marco stamattina, non era un altro tipo di influenza, e l'ho sempre fatto. Dunque, dobbiamo stare attenti alle persone, a non essere condizionati come lo era Saulo. Infatti Saulo, cosa dice nel versetto 24? Quando Samuele gli diceva: ma perché hai fatto questo? Saulo dice: perché ho avuto paura del popolo e gli ho dato ascolto alla sua voce. Saulo aveva dato ascolto alla voce del popolo. Una seconda causa, ok, che possiamo e dobbiamo stare attenti, è perdere il contatto con Dio. Quando noi perdiamo il contatto con Dio, è una zona di pericolo e quasi garanzia che ti allontanerai da Dio. E lo vediamo
tre volte in questo capitolo e leggerò soltanto una delle volte. In capitolo 15, quando Saul si stava giustificando, lui dice: beh, il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per fare dei sacrifici all'Eterno, il tuo Dio. E lo ripete nel versetto 21, il tuo Dio. Nel versetto 30 ripete: il tuo Dio, Samuele. Lui non dice il mio Dio, non dice il nostro Dio. Lui già, notate che c'è una lontananza. Il Dio di Samuele non era il suo Dio, il Dio di Davide non era il suo Dio. E quando noi perdiamo il contatto con Dio, è come quel ramo che viene tagliato da un albero. Chi sta in campagna lo sa, quando tu vai e tagli un ramo da un olivo, piano piano quel ramo che è stato tagliato diventa secco. Ecco perché noi dobbiamo essere innestati nella vita in Gesù Cristo, perché se siamo innestati, attaccati a Lui, in contatto, abbiamo quella linfa di vita che ci porta avanti, che ci fa portare frutto. Gesù disse: io sono la vita. E per essere benedetti, noi dobbiamo essere attaccati a Gesù. E come possiamo essere attaccati sempre con Gesù? Quello che stiamo facendo oggi. Stiamo adorando il Signore. Non stiamo mancando la comune adunanza. Stiamo ascoltando la parola di Dio. Stiamo leggendo la parola di Dio in casa nostra. Stiamo pregando. Vogliamo mantenere quella linfa vitale dentro di noi. E il diavolo farà tutto possibile per tenerti lontano da Dio, per tenerti distaccato da Dio. Lui potrà farti stancare, potrà farti lavorare troppo, ti terrà troppo occupato, per esempio, per pregare. Oh, già dopo prego, adesso devo fare questo. O avrei bisogno di avere il mio devozionale quotidiano con il Signore, ma adesso devo andare a stendere i panni, o devo vedere questo sul computer. C'è sempre qualche cosa che anche il nemico ti farà fare per allontanarti da quella intimità con il Signore. Dunque, meno stiamo col Signore, più deboli saremo, giusto? Un'altra causa che noi vediamo è l'orgoglio. L'orgoglio. Quando Samuele stava cercando Saul, dove sta Saul? Che sta facendo? Cosa gli sposa? Lui sta a Carmel ed ecco, si è eretto un monumento. Si è eretto un monumento a se stesso. Non è che lui dice: ho eretto un monumento alla gloria di Dio. Ha eretto un monumento a se stesso. Forse lui si sentiva come, oggi c'è quel film che sta facendo tanti soldi, Avengers, no? Lui si sentiva forse un Avenger, una persona così potente che doveva ereggersi un monumento. Ma e pensò di avere avuto quella vittoria per meriti propri, invece di dare gloria a Dio, perché fino a quel momento Saul è stato vittorioso. Ma di nuovo, da questo capitolo in poi, c'è una caduta tremenda di questo individuo. Cosa dice Proverbi 16:18? Prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Abbiamo esempi nella Bibbia di questo. Anche Pietro, che cosa disse? Quando la sera che Gesù fu tradito, no? Io mai ti tradirò, io mai ti rinnegherò. Eppure non fu così. E vediamo Pietro che rinnega Gesù Cristo,
al semplice canto di tre canti del gallo. Rinnega Cristo questo uomo che diceva io mai lo farò, però dopo un po' di tempo lo vediamo che sta predicando il primo sermone dove 3.000 persone furono convertite, lo Spirito Santo, ci fu una cosa tremenda, benedetta da Dio. Qual era la differenza tra prima, Pietro prima che diceva io non ti rinnegherò, ci fu una caduta ma ci fu una riabilitazione, perché lui si pentì, perché quando venne Gesù Cristo corse da lui e capì quello che aveva fatto. E la stessa cosa con noi, dobbiamo stare attenti al nostro orgoglio. Il nostro orgoglio è un grande, grande inciampo che potrebbe portarci a allontanarci da Dio, a renderci monumenti a noi stessi invece di monumenti della lode e gloria a Dio. Io ho bisogno di stare vicino al Signore e credo che anche voi, e che se non stiamo vicino al Signore e dipendiamo totalmente da Lui in ogni cosa, non possiamo fare nulla. Cosa disse Gesù in Giovanni 15? Senza di me non potete fare nulla. È Lui che fa il lavoro in noi. E un credente che si sente importante, autosufficiente, che non ha bisogno di Dio, tu stai in un luogo molto pericoloso. Tu stai per colpire degli iceberg, tu stai per andare giù. Un'altra causa è il mondo. Io non sto parlando delle persone, io sto parlando proprio del mondo in se stesso. Quante persone noi abbiamo visto venire in chiesa e poi non vederle più? E alcune di queste persone non le vediamo più perché hanno amato il mondo più che amare Gesù, amare Dio. In primo Giovanni dice non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre ma viene dal mondo. Qual è il più grande consigliere delle persone nel mondo? La TV, internet. Questi sono i più grandi consiglieri oggi per le persone. Questi ti dicono come devi vestirti, quanto magri devi essere, ti dicono come parlare, come trattare la tua fidanzata, come trattare il tuo moglie, marito. Ti insegnano cose che sono spesso contrarie alla parola di Dio, perché ti dicono cose contrarie e che ci insegnano cose contrarie al matrimonio, contrarie al rapporto naturale tra uomo e donna. Ci insegnano ai ragazzi vivere in un modo che Dio non gradisce. Apposta vi dico ragazzi, uomini, non ci sono signorine qui, ascoltate la parola del Signore, perché Dio vuole il vostro bene. Lui vi dice come vivere, Lui vi dice cosa non guardare, perché se tu stai lì davanti a quella cosa o guardi quella cosa, ascolti quella cosa, prima o poi quella cosa ti influisce. E cosa disse Davide? Io non metterò nulla di male davanti ai miei occhi. Dobbiamo stare attenti perché il Signore vuole il nostro bene. Il mondo non può darci consigli, perché abbiamo già un consigliere altissimo che è il Signore, che non ti dice che tipo di pane comprare, ma ti dice che devi non rubare, che devi lavorare, che devi amare quella persona come Dio vuole, che devi non commettere fornicazione, non devi fornicare con quella ragazza, non devi commettere adulterio. Devi adorare, queste sono le regole, la carta che il Signore ci dà per darci una vita buona. E guardate in che condizione si trova il mondo oggi. Perché? Perché siamo condizionati, il mondo, le persone sono condizionate da quello che gli viene detto.
Non esiste niente in questo mondo che possa renderti pienamente felice, perché vedi, il mondo ti promette, il diavolo ti promette, ma non consegna mai quello che ti promette. Satana ti offre dei bocconcini deliziosi, ma dentro nascondono un veleno. E c'è una battaglia, cari fratelli, fra la carne e lo spirito. E quale delle due parti, o tu nutri più la tua carne, o tu nutri più il tuo spirito, quella che nutri di più prevale. Dunque stiamo attenti a che cosa veramente noi stiamo nutrendo. Come possiamo pensare di essere forti se passiamo neanche 5 minuti davanti alla parola del Signore e passiamo 5 ore a fare il comodo nostro? Poi ci sono anche altre cause, le difficoltà della vita. Le difficoltà proprio della vita possono portarti a allontanarti da Dio, perché ti trovi in una disgrazia, in una situazione, succede qualche cosa, delle cose improvvise, o preghi per delle cose e non succedono, e la persona può dire: ma Dio, perché non rispondi? Signore, dove sei? Forse ho una religione sbagliata, forse devo andare da questa persona che lui potrebbe risolvere o darmi questi consigli che purtroppo non è che fa parte di quei. Allora piano piano incomincia a allontanarmi da Dio, forse comincia a fidarti delle persone sbagliate, ma il Signore permette quelle cose nella sua sovrana volontà. Il Signore permette queste prove per fortificarci, promettendo che cosa? Che non ci lascerà mai soli, che provvederà perfettamente. Io lo dico a me stesso, questo, non dico solo a voi, prima lo predico a me questo, poi lo dico ai miei fratelli e sorelle, no? Dio non promette che non avremo difficoltà, ma Lui promette che cosa? Lui ti promette che la roccia ti darà la roccia dove tu posare i piedi, che non devi correre da nessuna parte. Lui promette che lui sarà un rifugio per te. Dio, come dice il Salmo 46, Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre, sempre pronto nelle avversità, non a volte sì, a volte no, sempre. Dunque, se tu stai passando un momento difficile o stiamo passando dei momenti difficili, Dio è sempre pronto. Chi è con la pubblicità? Stare sempre con te, non mi ricordo come è. Stare, andare. Dio è sempre con noi. E Lui vuole che il Signore, che noi corriamo di Lui. Un'altra causa che leggerete più in avanti, spero, è l'amarezza, il rancore che lui ha avuto contro Davide. Saul odiava Davide. Saul provò a uccidere Davide. Non c'è. Era invidioso perché Dio aveva tolto la sua gloria su Saul e aveva messo su Davide. È stupendo leggere questo libro, e lui questo non gli è andato giù, se l'è legato a Dio. E questo è uno degli assassini, diciamo, numero uno per i credenti, è il rifiuto di perdonare. Perché il Signore dice che se vuoi, noi non perdoniamo i falli dei nostri fratelli, Dio non perdonerà noi. Se ti leghi quella cosa al dito, quella cosa, quel rancore, quella amarezza, ti logorerà piano piano, col tempo, come un tarlo. E piano piano quella amarezza, quel rancore, ti porteranno a pregare di meno, a tirarti a studiare meno la parola di Dio, a non venire in chiesa con gioia, perché c'è un rancore dentro di te. E il Signore cosa ti dice? Lascia il tuo altare, va a concedere quando è possibile, poi torna e quella gioia tornerà. E ci sono persone che non sono forse qui o in altre chiese, ovviamente, forse non vanno più in chiesa, forse perché
questa regione, perché non perdona. E quando siamo così, o quando ci troviamo in queste occhi, cosa ci dice il Signore? Guarda prima la trave nel tuo occhio, poi guarda quella della pagliuzza del tuo fratello. Prega per quella persona. E ricordati, Dio ha piazzato lì quella persona apposta, perché non c'è foglia, come si dice comunemente, che muove se Dio non vuole, perché Dio è sovrano. Quella persona non è capitata per caso, non esiste il caso che credi in Dio sovrano. Dio l'ha messa lì per modellarti, per mettere in pratica, per aiutarti a navigare tra questi iceberg. Una settima causa sono i demoni. Saul fu attaccato da demoni, fu abbandonato a se stesso e alla fine della sua vita vedrete che lui fece proprio l'opposto di quello che lui lottava, perché inizialmente lui andò a esterminare tutti i maghi, coloro che praticavano la divinazione, le streghe, li fece fuori tutti, e alla fine, giorno prima di morire, cosa fece? Si trovò una strega per fare una seduta spiritica, che poi invocò un spirito che non era Samuele, e morì giorno dopo tragicamente. Demoni esistono, e adesso non voglio iniziare a fare una predica su questo, insegnamento, però demoni esistono. Sono i nostri nemici, sono delle creature senza corpo che cercano un corpo. Ora, una cosa è arrabbiarsi, e una cosa è arrabbiarsi incontrollato, sempre in un modo violento. E questo che era successo anche con Saul, quando tentò di uccidere Davide, uno spirito, dice la parola di Dio, in quale capitolo 19, ma un cattivo spirito da parte dell'Eterno fu su Saul mentre stava in casa sua con la sua lancia in mano. Non è che Dio è stato l'autore di questo, Dio ha permesso a Saul, nello stato in cui si trovava, di essere preso da questo spirito e con violenza ha voluto uccidere. Dunque demoni esistono, demoni possono staccare il tuo corpo, ovviamente li intrattieni, ti istigano a fare delle cose, ti tormentano, mettono dubbi, rendono schiavi. Rendono schiavi, demoni ingannano. In casa, demoni ti fanno indebolire fisicamente, ti ammalano, ti fanno ammalare, cose che ti vogliono portare lontano da Dio. Dunque dobbiamo stare molto attenti a questo, che il Signore ci libera, il Signore ci protegge. E dunque abbiamo visto alcune cause in quali noi dobbiamo stare attenti, vogliamo stare attenti. Però vorrei aggiungere un'ottava causa, un'ultima causa, che è la causa più grande, la causa più importante. Chi sa dirmi da dove vengono i ghiacciai? Allora, ieri, già l'ho detto, da dove vengono gli iceberg? Ormai l'ho detto. Gli iceberg non è che si formano da sé, gli iceberg si staccano dai enormi ghiacciai, grandi quanto delle regioni d'Italia. Si staccano da una cosa molto più grande, e queste cause si staccano al cuore, è il cuore. E vorrei farvi una domanda: com'è il tuo cuore? Questo non possiamo esaminarlo noi uomini, ma davanti a Dio, come dire, Signore, quindi si dà l'esame, fammi vedere. Non se c'è iniquità, chiedi davanti al Signore, no? Davanti a questo fallo veloce, com'è il tuo cuore? Il tuo cuore è di pietra? Forse non sei nato di nuovo? Forse è la prima volta, non vedo qui, che avete ascoltato l'Evangelo. Ma Dio promette di trasformare il tuo cuore di pietra e trasformarlo in un cuore di carne. Come?
Quando ci penti. Quando ti penti, chiedi perdono a Dio dei tuoi peccati, credi nel Signore Gesù Cristo e lo confessi come Signore Dio della tua vita, il creatore dei cieli e della terra, che giudicherà ogni uomo, ogni donna, ogni bambino nel giorno del giudizio. Credi in colui che è disceso in terra diventando uomo, vivendo una vita perfetta al posto nostro per dare la sua vita e prendere su di sé l'ira di Dio al posto mio. Ha preso l'inferno per me. E se tu credi e lo confessi come Signore, Dio poi farà tutto il resto. Dunque, se il tuo cuore è duro, Dio lo può rigenerare. Se il tuo cuore è freddo, è ghiacciato, beh, allora puoi chiedere perdono a Dio. Possiamo chiedere perdono a Dio dei nostri peccati e possiamo dire: Signore, aiutami a allontanare le cose che vogliono raffreddare il mio cuore. Aiutami a allontanare le persone, le circostanze. Aiutami ad avere una corretta visione, una corretta un rapporto con te, essere in stato, essere in contatto con te. E il Signore perdonerà ogni nostro peccato, fratelli e sorelle. Lui non permetterà, se tu sei suo, di essere perso, perché lui è quello che ha iniziato in te lo porterà a termine. Però abbiamo una nostra responsabilità, è di perseverare. E quello è un segno che gli apprendiamo. E per coloro che vogliono navigare in acque sicure, continuiamo a stare vicino al Signore. Teniamoci attenti alla parola di Dio e guardare quel faro di luce che ci istruisce nella volontà di Dio, e la luce dello Spirito Santo che ci porterà a casa del Signore, che verrà preparato. Amen.